Anche oltre Manica, il matrimonio tradizionale, unione tra uomo e donna, ha fatto il suo tempo. A partire dalla mezzanotte di questo venerdì, anche gli omosessuali britannici potranno portare il proprio partner, la propria partner, all'altare. Alison Cathcart è la direttrice dello Stato civile di Westminster. Lei è pronta. Sarò qui alle 22.30 circa, perché tutto sia pronto, tutto in regola, al fine di poter esercitare la mia autorità perché il matrimonio possa aver luogo a partire dalla mezzanotte. Firmerò un documento, il mio beneplacito, perché il matrimonio sia celebrato. Il matrimonio è un contratto verbale, ripetere la formula rituale è l'atto che in effetti rende il matrimonio valido. C'è una leggera differenza, un'unione civile è un contratto scritto, il matrimonio è un contratto verbale. Questa formula magica è quella che Sinclair e Shane vogliono dirsi a mezzanotte nella sala delle cerimonie del comune di Camden. Essere sposato significa concedersi interamente a qualcuno, è qualcosa di speciale. I gay non potevano accedere al matrimonio in questo paese, oggi poter celebrare la nostra unione è una cosa stupenda. Altra cosa da dire è il pregiudizio che sopravvive sulla comunità gay, secondo cui gli omosessuali non amano il matrimonio perché sono troppo aperti alla promiscuità, credenza assolutamente falsa. È nel comune di Islington che Peter e David pronunceranno il loro sì, a spingerli a scegliere il matrimonio piuttosto che l'unione civile, l'amore, ma non solo. Prima di tutto abbiamo pensato che fosse un privilegio essere i primi a pronunciare quel sì che è simbolo di progresso per il nostro paese. È stato duro per gli omosessuali. Con il nostro gesto vogliamo dimostrare solidarietà, dare un messaggio di speranza a chi vive ancora sotto regimi repressivi. Stiamo insieme da 17 anni, per cui è tempo e noi siamo pronti. C'è un altro aspetto di questa storia. 18 mesi fa è passata la legge per cui i matrimoni possono essere celebrati a qualsiasi ora del giorno. I comuni propongono cerimonie anche a notte fonda e la mezzanotte è l'orario prescelto dalle coppie gay. Emily Dexter, Euronews, London.